Ciao a tutti, vediamo. Allora, premetto che io, come alcuni di noi, siamo stati a un corso promosso dal Ventilab, che è un'organizzazione appunto che forse per la prima volta si occupa di divulgare, di rendere meno accademica il monitoraggio della ventilazione meccanica, che fino a questo momento insomma viene fatta tutti i giorni con una certa costanza in pochi centri, giusto forse a Brescia e in pochi altri. E devo dire invece il progetto del Ventilab è proprio quello di renderlo alla portata di tutti quanti, per farlo entrare nella pratica clinica. Quindi questo è per insomma dare a loro il merito di questo progetto. Allora, innanzitutto la domanda è se possiamo fare a meno del monitoraggio grafico della ventilazione e continuare appunto a basarci sugli strumenti che utilizziamo. Allora, facciamo un parallelismo tra l'aeronautica e l'anestesia, visto che spesso viene presa in merito. Sopra abbiamo la preistoria del volo con le macchine di Leonardo e sotto gli aerei supersonici. E ovviamente per passare dall'uno all'altro sono stati implementati vari sistemi di monitoraggio su altezza, condizioni meteo e quant'altro. Ora, se noi dovessimo imbarcarci su un volo dove i piloti guardano fuori dal finestrino per orientarsi, penso che avremmo qualche perplessità. E quindi questo è, diciamo che è la situazione di partenza. E la stessa cosa, lo stesso parallelismo si può fare sulla ventilazione, dal polmone d'acciaio, primo ventilatore, fino ad arrivare a uno scenario direi abbastanza futuristico, con due polmoni a diverse compliance ventilati da due respiratori diversi. Allora, come in aeronautica, così anche in anestesia, sono stati fatti passi da gigante in termini di monitoraggio. I primi due strumenti, che sono quelli che utilizziamo noi quotidianamente, l'analisi visiva della dinamica respiratoria del paziente, che è il perno fondamentale e deve essere sempre presente nella gestione del ventilatore, era la radiologia tradizionale. Però a fianco di questi sistemi di monitoraggio vi sono nuovi sistemi, più moderni e più completi, di cui appunto l'analisi delle curve di flusso, pressione, volume, tempo, e le manovre di occlusione inspiratoria ed espiratoria, e poi l'ecografia toracopolmonare, che è quella di cui ha parlato Silvia nei vari incontri, la pressione esofagea e la registrazione dell'attività elettrica diaframmatica con modalità NAVA ventilation. Noi solitamente utilizziamo i primi due strumenti e quindi questo può essere un bel modo per aggiornarci e implementare nella pratica clinica tutti questi strumenti. Oggi parliamo appunto solo del monitoraggio grafico delle curve. Però obiettivi della giornata sono identificare i grafici flusso tempo e pressione tempo. Non è scontato, non tutti lo sappiamo fare, quindi cerchiamo di capire come identificare le due curve. Per quanto riguarda l'analisi del flusso tempo, identificare su questa curva flusso tempo le fasi del ciclo respiratorio, quindi inspiro, espiro e pause, identificare la forma della traccia di flusso tempo e poi identificare, che è la cosa un po' più difficile, come si modifica la traccia pressione tempo in rapporto alla traccia flusso tempo. Quindi vedere un parallelismo fra le curve pressione tempo e flusso tempo e andare a identificare quindi come si comporta il paziente durante il lavoro del respiratore. Allora, parliamo della curva di flusso, flusso tempo. Dopo guardiamo la grafichiamo direttamente, però al momento la linea dello zero sulla curva flusso tempo indica ovviamente zero flusso. Qualora questa qualora il flusso osservato si prolunghi lungo la linea dello zero, questa la chiamiamo una pausa respiratoria, che può essere una pausa di fine inspirazione qualora si collochi alla fine dell'inspirazione, o di pausa di fine espirazione qualora si collochi al termine dell'espirio. Valori sopra lo zero per convenzione sono flusso inspiratorio, quindi diretto dall'esterno al paziente. Valori sotto lo zero sono flusso espiratorio, quindi diretto verso l'esterno. Flusso alto positivo, quindi un valore alto, vuol dire che l'aria entra nel paziente con alta velocità. Quindi il flusso possiamo concepirlo come velocità di spostamento del flusso della colonna d'aria. Allora, innanzitutto nella prima parte della presentazione parliamo di ventilazione meccanica in paziente passivo, quindi non è previsto una compartecipazione dei muscoli respiratori. Allora, abbiamo detto appunto che un flusso alto negativo indica che l'aria esce dal paziente molto rapidamente, speculare al flusso alto positivo in inspirio.
una volta identificate le varie fasi del ciclo, quindi flusso inspiratorio, inizio dell'inspirio, il flusso ritorna sulla linea dello zero, termine dell'inspirio, pausa inspiratoria se c'è, flusso diretto in basso, quindi negativo, inizio dell'espirio, termine dell'espirio e pausa espiratoria. Andiamo a identificare la forma dell'onda. In ventilazione volumetrica noi abbiamo una curva di flusso quadra, adesso la faccio vedere nella successiva. Vedete la curva di flusso tempo, che è quella evidenziata in verde, e non guardate invece quella in alto, che è la curva pressoria. Analizzando la curva di flusso, vedete una curva di flusso che è quadra. Quadra vuol dire a flusso costante, nel senso che in modalità volumetrica il respiratore eroga un flusso costante e quindi noi avremo un passaggio dalla linea dello zero, zero inspirio, a un flusso inspiratorio massimale, che è un picco di flusso che si mantiene costante per un plateau lungo tutto il tempo inspiratorio. Al termine abbiamo il ritorno sulla linea zero e quindi onda quadra, ventilazione volumetrica, flusso costante. In ventilazione pressometrica invece la curva di flusso è decrescente, e la andiamo a vedere in questo caso, nel senso che abbiamo, secondo la modalità di ventilazione, raggiungiamo subito la PINSP, quindi la pressione impostata. Questo determina un delta P, quindi un gradiente transpolmonare massimale nella prima fase, e questo porterà quindi un picco di flusso inspiratorio. Una volta che, man mano che gli alveoli si riempiono d'aria e la gabbia toracica si distende verso zone minore compliance, il delta P, quindi il gradiente transpolmonare, si riduce, e così fa anche il flusso, che da picco di flusso inspiratorio diventa decrescente. Quindi questo è il motivo per cui in ventilazione pressometrica abbiamo un'onda di flusso chiamata, chiamata decrescente, quindi picco di flusso inspiratorio con andamento decrescente. Solo sulla base dell'onda di flusso, senza guardare la pressometrica, riusciamo già a capire se ci troviamo in ventilazione volumetrica o pressometrica. Poi adesso guardiamo la curva espiratoria, che guardiamo molto raramente, che invece ci dà tantissime informazioni, perché innanzitutto la curva espiratoria in paziente passivo è lo specchio dello stato di elastanza del polmone del nostro paziente. Normalmente la curva che osserviamo è quella evidenziata in figura dalla linea, dalla freccia gialla. Nel senso che abbiamo un picco di flusso espiratorio, infatti il flusso dalla linea 0 va appunto al punto massimale, picco di flusso espiratorio, e poi rapidamente si avvicina alla linea dello 0, che raggiunge solo al termine di una curva definita esponenziale decrescente. Quindi in paziente normale, con normale elastanza respiratoria, la curva di flusso espiratorio si chiama, ha una forma chiamata esponenziale decrescente. Questo perché? Perché inizialmente abbiamo il gradiente transpolmonare massimo diretto dall'interno all'esterno, e quindi ci aspettiamo ovviamente un picco di flusso importante. E nel paziente normale la maggior parte degli alveoli sono alveoli rapidi, cioè alveoli che si svuotano rapidamente, e questo ci spiega il flusso che si praticamente si annulla rapidamente. Perché? Perché avendo alveoli che si svuotano rapidamente, la massa d'aria viene rapidamente espulsa fuori dalle vie respiratorie. Poi abbiamo una piccola quota di alveoli lenti che giustifica la permanenza della curva fino al raggiungimento dello zero. Nel paziente invece enfisematoso abbiamo una prevalenza di alveoli lenti, perché abbiamo una ridotte fibre elastiche dei bronchioli che tendono a collassare, quindi gli alveoli si svuotano lentamente, quindi avremo un picco espiratorio dimezzato rispetto a questo, e avremo invece una rettilineizzazione della linea di flusso espiratorio. Quindi l'analisi della curva di flusso espiratorio ci indica appunto se ci troviamo davanti a un paziente enfisematoso o a un paziente invece a bassa compliance, come abbiamo nel paziente con ARDS. Quindi è un primo segno di air trapping nel nostro paziente. Air trapping, quindi autopep, che diventa particolarmente evidente quando addirittura lo svuotamento del nostro polmone è così lento che non riesce a essere completato nel tempo espiratorio previsto.
nei casi di autopep o dinamica, cioè causata dalla nostra impostazione sbagliata del ventilatore, o statica legata a un parenchima che non si svuota, nei casi più estremi vedremo che la linea del flusso espiratorio non raggiunge lo zero, ma l'atto inspiratorio parte prima del raggiungimento dello zero di flusso, quindi vuol dire che abbiamo un intrappolamento marcato di aria all'interno del paziente. Tenete presente però che anche in caso di apparente svuotamento del parenchima polmonare, in caso di rettilineazione della linea, possiamo avere un autopep significativa. Direi che vi ho detto tutto. Qui abbiamo ricapitoliamo giusto il metodo che ci dà appunto questo Ventilab. Identifichiamo la linea di flusso verde, ricapitoliamo i concetti. Inizio dell'inspirio dove abbiamo la linea inspiratoria, curva di flusso in questo caso quadra, termine dell'inspirio, pausa di fine inspirazione, permanenza sulla linea dello zero, che in questo caso non è detto che sia voluta, però è quello che abbiamo. Inizio dell'espirio, termine dell'espirio, pausa di fine espirazione. Stessa cosa per la pressometria, ricapitoliamo la forma, la traccia, chiamata picco di flusso inspiratorio con andamento decrescente, modalità volumetrica. E vedete anche qui la stessa curva espiratoria, un po' più rettilinea della precedente, che ci potrebbe far pensare appunto a un parenchima più enfisematoso. E qui ripetiamo sempre la stessa cosa. Adesso andiamo a vedere invece la curva pressione-tempo, che volutamente si vede dopo la curva flusso-tempo, perché prima abbiamo identificato le fasi del ciclo e ora vediamo le caratteristiche della pressione, della curva pressoria durante le fasi del ciclo. Allora, solitamente abbiamo visto che una curva quadra indica un andamento costante del parametro, così come era col flusso e anche con la pressione, quindi curva di pressione quadra indica che il ventilatore raggiunge la PINSP rapidamente dal punto zero, mantiene la PINSP durante tutto il tempo ispiratorio e torna al livello zero. Quindi abbiamo una curva di pressione quadra durante ventilazione pressometrica che corrisponde a una curva di flusso decrescente analizzando il flusso. Infatti questo è quello che vi ho detto prima. Infatti qui andiamo a vedere lo stesso grafico di prima, però ci focalizziamo sulla curva alta, quindi quella gialla, pressione tempo, linea 0 in questo caso vuol dire 0 pressione, fase espiratoria, pressione lineare, indica la PEP impostata, cioè se abbiamo una linea in espiro, abbiamo una linea rettilinea che si colloca sulla linea 0, abbiamo uno 0 PEP. Se abbiamo invece, se si discosta dello 0, indica la PEP impostata dal respiratore. Valori sopra lo 0 per convenzione, pressione positiva, valori sotto lo 0, pressione negativa. In questo caso non c'è una pressione negativa. Allora, la curva pressione-tempo, normalmente abbiamo visto che la curva pressione-tempo è ascendente ed è praticamente la pendenza variabile, cioè noi qui abbiamo visto una curva praticamente rettilinea, in realtà la pendenza è variabile a seconda della rampa impostata, cioè dalla velocità di pressurizzazione del sistema che abbiamo impostato noi. Il livello massimo di pressione raggiunto, sia il picco pressorio, dipende dall'impatto fra il flusso d'aria pressurizzato e le resistenze bronchiali. Maggiore è la velocità di pressurizzazione o le resistenze bronchiali, maggiore è il picco inspiratorio. Questo lo vediamo in ventilazione volumetrica ed è appunto forse una delle curve a cui siamo più abituati dai libri scolastici. Nel senso che qui vediamo come una rampa particolarmente lunga, probabilmente di un secondo o qualcosa di più, determina in ventilazione volumetrica una forma d'onda, abbiamo detto ascendente, con picco pressorio, ma non rettilinea come in quest'altro caso, ma con una pendenza legata a una rampa lunga. Poi vediamo che dopo il picco di pressorio la pressione crolla verso la linea dello zero. Diversamente invece dalla seconda onda, in cui abbiamo una rampa praticamente di 0,1-0,2, quindi inesistente, raggiungiamo rapidamente il picco pressorio.
Però se vedete sotto il flusso in contemporanea, il flusso praticamente si estrinseca tutto sul picco pressorio e poi si arresta. Quindi qui abbiamo una pausa di fine inspirazione che si estrinseca sulla linea, sulla curva di pressione-tempo come un plateau. Che cosa vuol dire? Che dopo il picco pressorio la nostra valvola espiratoria è chiusa e quindi il volume d'aria, il volume tidal impostato resta all'interno del sistema, si distribuisce sugli alveoli e determina il vero e proprio plateau. Plateau che non è detto che abbia una valenza clinica, innanzitutto, che può avere un impatto emodinamico e quindi che deve essere adeguatamente scelto. Quindi può essere che ci troviamo in momenti in cui ci accorgiamo di un plateau, che è una pausa di fine ispirazione, che può essere controproducente per il paziente. Identifichiamo che ha una pausa dalla curva di flusso, identifichiamo che vi è un plateau dalla curva pressione-tempo. Quindi questo è il senso di vedere insieme le due curve e vedere come si modifica. Allora, abbiamo visto, quindi per ora, ventilazione controllata meccanica paziente passivo. Quindi inizio dell'inspirio, inizio dell'espirio, pausa di fine espirazione, pausa di fine inspirazione e forma delle curve, curve quadre, curve decrescenti e curve ascendenti per quanto riguarda la pressione tempo. Avete qualche domanda? Perché adesso andiamo nella parte più complessa. Se è tutto chiaro, vado avanti. Allora, paziente attivo. In questo momento dobbiamo vedere appunto come queste curve vengono modificate dall'attività del paziente. Ci sono tre tipi di interazioni paziente-ventilatore. La prima interazione è sull'avvio dell'atto inspiratorio, quindi su quello che viene chiamato il trigger. Vi sono trigger inefficaci, vi sono trigger efficaci e dobbiamo riconoscere i trigger inefficaci. L'autotrigger e il doppio trigger. Poi abbiamo modifiche dell'inspirio. Cosa vuol dire? Che quando il paziente inspira durante l'atto inspiratorio mandatorio del ventilatore o durante l'atto espiratorio mandatorio del ventilatore, modificherà le curve in senso positivo o negativo. E qui analizziamo questi tre aspetti. Allora, partiamo appunto dall'avvio dell'atto inspiratorio voluto dal paziente. Abbiamo due diversi trigger. Innanzitutto trigger vuol dire un valore soglia raggiunto la quale si apre la valvola inspiratoria e quindi parte l'atto inspiratorio. Abbiamo due tipi di trigger, un trigger a pressione e un trigger a flusso. Ormai i trigger a pressione sono obsoleti, quindi la maggior parte dei ventilatori usa trigger a flusso. Questo perché nel trigger a pressione la valvola inspiratoria resta chiusa completamente finché il paziente non eroga una pressione negativa tale da superare il valore soglia. Quindi è uno sforzo importante per il paziente e lo vediamo da una deflessione negativa sulla curva pressoria con zero flusso finché non raggiungiamo il valore soglia. Poi parte l'atto inspiratorio, cioè si apre la valvola inspiratoria. Nel trigger a flusso invece la deflessione è minore, perché nei trigger a flusso la valvola inspiratoria è sempre parzialmente aperta. Questo consente al paziente di chiamare con una minima pressione negativa subito flusso e infatti noi lo vediamo questo da questo bombè sulla curva flusso-tempo, cioè vediamo che da una linea zero il paziente chiama flusso esercitando una minima pressione negativa. Questo bombè innesca l'atto inspiratorio. Quindi avendo una valvola sempre semiaperta, inspiratoria, questo stanca di meno il paziente. E la forma dell'onda di flusso è completamente diversa, quindi già da questo capiamo se è un trigger a flusso, se è un trigger a pressione e se è un trigger efficace o meno, cioè se è un trigger a cui segue un flusso positivo. Allora, parliamo di trigger efficace appunto quando abbiamo una deflessione variabile della curva pressione-tempo o flusso-tempo seguita da un aumento di flusso inspiratorio e da un incremento pressorio, cioè il paziente chiama e a questo deve seguire un'erogazione di flusso e possibilmente una pressurizzazione del sistema. Quando la pressione infatti aumenta in inspirio, dopo il trigger vuol dire che il ventilatore supporta l'inspirio.
Quando il trigger inspiratorio non è seguito da un aumento di flusso e da un aumento pressorio, parliamo di trigger inefficace. Il paziente chiama, ma la valvola inspiratoria non si apre e quindi lui non riceve supporto. Quando il trigger inspiratorio è seguito da un aumento di flusso ma non di pressione, parliamo di CPAP voluta o casuale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il paziente chiama, raggiunge il valore soglia preimpostato, quindi la valvola inspiratoria si apre, però la pressurizzazione del sistema in qualche modo non è sufficiente. Vediamo, la troviamo qui giù in basso ad esempio. Questa è una CPAP non voluta, cioè noi abbiamo un paziente in BPAP, però vedete che in realtà dopo un trigger, quindi una deflessione negativa della curva pressoria, non abbiamo una grande pressurizzazione come ci aspetteremmo. Allora questo è legato al fatto, a due motivi: o la pressione erogata dal ventilatore si disperde, in NIV abbiamo delle perdite dal casco, nel tubo abbiamo il tubo scuffiato, oppure il paziente svolge tutto il lavoro inspiratorio, cioè il paziente eroga delle pressioni negative tali che annullano la pressione positiva del respiratore. Quindi questo è un primo segnale, perché pressione negativa più pressione positiva vuol dire appunto un minimo di pressione positiva registrata, quasi CPAP. Quindi da questo dobbiamo, se vediamo un paziente in BPAP con un'erogazione di flusso, qui vedete il trigger a flusso, quindi un primo bombè a cui segue una bella erogazione di flusso, quindi il trigger è efficace, ma il sistema non lo supporta apparentemente, quindi dobbiamo chiederci, il tubo è scuffiato, il casco perde, se non abbiamo perdite aeree vuol dire che il paziente sta svolgendo tutto il lavoro da solo e quindi c'è da chiedersi perché è ancora in BPAP. Possiamo metterlo in PSV e rapidamente fare wing respiratori. Questa invece è una CPAP vera, cioè abbiamo un paziente che respira da solo, infatti la curva è uguale, però il concetto è che il paziente inizia, questo non è neanche un trigger, questo è l'inizio dell'atto inspiratorio del paziente, qui avremo una pressione negativa marcata che il respiratore compensa per mantenere la PEP, la CPAP che noi abbiamo impostato, però la forma d'onda è esattamente la stessa. Ok, allora abbiamo tre tipi di trigger, quindi il trigger inefficace che, di cui appunto ne abbiamo parlato, ma che vi faccio vedere adesso. In questo caso abbiamo una deflessione modesta, negativa nella linea pressoria. Il flusso espiratorio risale ma non abbiamo nessun tipo di bombè, questo perché il paziente non riesce a raggiungere il valore soglia del trigger che noi abbiamo impostato e quindi a un tentativo di trigger abortito non segue una erogazione di flusso come ci aspetteremmo. Allora questo si verifica sempre perché affinché il paziente eroghi flusso soglia bisogna che si venga a creare un gradiente transpulmonare sufficiente, cioè che si eroghi un delta P sufficiente a muovere aria. Il trigger inefficace si verifica sempre praticamente quando la PEP del sistema, che sia PEP impostata più PEP intrinseca o autoPEP, è così alta che non riesce, per la quale il paziente non riesce a erogare una pressione superiore all'autopep o alla PEP impostata e quindi non muove aria e quindi non crea flusso. Quindi noi possiamo avere un paziente a cui abbiamo impostato 2 di PEP, ma essendo un enfisematoso in realtà un autopep di 8, lui non riesce a erogare una pressione superiore a 8 e quindi anche in caso di trigger di flusso non eroga quel flusso sufficiente per far partire l'atto. Quindi il trigger inefficace deve farci sempre riflettere sullo stato di elastanza del nostro paziente, dobbiamo fare broncodilatatori, dobbiamo controbilanciare meglio l'autopep, dobbiamo andare a vedere quanta autopep gli abbiamo messo, oppure dobbiamo ridurci con la PEP che abbiamo impostato, perché se noi ventiliamo un paziente con 15 di PEP e il paziente ha un'attività respiratoria, non possiamo mettere un paziente in pressione di supporto con un 15 di PEP, perché non riuscirà quasi mai a evocare un atto inspiratorio spontaneo. Poi abbiamo l'autotrigger, questo è molto interessante, visto forse il più delle volte con le donazioni, direi.
perché abbiamo pazienti che vengono messi in pressione di supporto e che apparentemente hanno un'attività supportata dal respiratore, quindi un drive respiratorio spontaneo, ma in realtà questo non avviene. Infatti noi in realtà qui non vediamo, nonostante siamo in PSV, non vediamo nessun segno di trigger né nella curva di flusso. Non vediamo bombè né nella curva di pressione, non vediamo deflessioni negative e qui siamo anche fortunati perché abbiamo anche l'attività elettrica diaframmatica. Qui è un paziente messo in NAVA ventilation. Effettivamente è piatta, quindi il diaframma non sta erogando nessun tipo di stimolo elettrico, quindi non si sta contraendo. Questo è evocato, questo autotrigger, falso trigger, è evocato dal litto cardiaco trasmesso sull'arco aortico, sul bronco principale di sinistra. Il ventilatore legge le alterazioni pressorie e evoca queste attività. Il doppio trigger invece è un trigger seguito da un altro trigger. Sono entrambi trigger efficaci perché a entrambi segue un'erogazione di flusso. E abbiamo i segni di deflessione negativa nella curva pressione-tempo, abbiamo anche un minimo di bombè sul flusso, sul secondo, e abbiamo un'attività elettrica diaframmatica protratta per tutti e due i trigger. Che cosa vuol dire? Sono un segno di fame d'aria. Il paziente ha fame d'aria e non si soddisfa col primo atto inspiratorio. Vuoi perché il supporto o il volume erogato è troppo breve, vuoi perché il tempo inspiratorio è troppo breve, quindi chiama subito un altro atto. Quindi solitamente il doppio trigger è un segno di tempo inspiratorio troppo breve o di supporto insufficiente. Adesso andiamo a vedere come si modificano le curve durante l'inspirio del paziente. Allora, la curva pressoria come si modifica? Allora, se il paziente inspira durante l'atto inspiratorio mandatorio del ventilatore, il paziente inspirando eroga una pressione negativa, il ventilatore eroga pressioni positive, quindi anche in questo caso il ventilatore si trova un paziente che inspira con più bassa compliance e quindi le pressioni del sistema si abbassano e quindi noi vedremo una curva che al posto che avere una curva quadra come ci aspetteremmo in ventilazione pressometrica, in realtà la curva è schiacciata verso il basso perché il paziente abbassa la pressione complessiva del sistema. Cosa che invece non avviene durante l'espirio, nel senso che durante l'espirio noi abbiamo una deflessione negativa sotto la linea zero, questo perché il paziente inspira quando invece il flusso va verso l'esterno, quindi il respiratore non ce la fa a mantenere la PEP preimpostata e abbiamo una deflessione verso il basso. Quando il paziente espira, che cosa si verifica? Esattamente l'opposto, nel senso che se il paziente espira contro un flusso in ingresso avremo un incremento delle pressioni complessive registrate all'interno del sistema. Ovviamente questa è un'alterazione patologica perché riduce i flussi in entrata. Però noi lo vediamo come un gradino verso l'alto nella curva pressione-tempo. Se espira durante l'atto espiratorio, a noi ci fa comodo perché potenzia il flusso verso l'esterno e lo vediamo come una deflessione verso l'alto nella curva pressione-tempo durante la fase espiratoria. Ve lo rifaccio vedere prima: il paziente inspira, tira in basso la curva pressione-tempo e questa è un'interazione positiva perché i flussi aumentano. Il paziente inspira in espirio, è un'interazione negativa e lo vediamo come deflessione verso il basso. In espirio, il contrario. Andiamo a vedere come si modificano le curve di flusso. Questa è la cosa più interessante. Quando noi vediamo prima, vi ho detto, il paziente inspira, la pressione totale del sistema si riduce, ma attenzione, il gradiente transpolmonare aumenta. Perché noi abbiamo pressione positiva del ventilatore che si somma a una pressione negativa del paziente. Entrambe le pressioni portano aria all'interno del sistema e infatti, come ci si aspettava, i flussi aumentano. Quindi rispetto ad avere un flusso decrescente
come avviene solitamente in ventilazione pressometrica, cioè picco pressorio e flusso decrescente, qui il gradiente transpolmonare si mantiene elevato perché è sostenuto dall'attività inspiratoria del paziente e quindi il flusso registrato fa un bombè verso l'alto. Invece, se il paziente inspira durante la fase espiratoria, fa questa deflessione verso il basso, ma è un'interazione sfavorevole perché ostacola la fuoriuscita dei flussi in esterno. E infatti noi lo vediamo nella curva di flusso con una riduzione drammatica dei flussi espiratori. Non perché il paziente sia un RDS e riesce a svuotarsi completamente, ma qui il paziente non si svuota, fa air trapping, però il flusso espiratorio si arresta subito perché il paziente si oppone alla fuoriuscita di aria e chiama altra aria all'interno. Questo è interessante perché in tutti i casi di ventilazione in PSV in supporto, la curva che vedremo non è la curva che abbiamo visto prima con appunto picco pressorio e andamento decrescente, ma è una curva definita sinusoidale, questa, e il motivo è quello che vi ho detto: sulla fase inspiratoria il paziente che come dire, si adatta bene al respiratore, cioè segue il respiratore durante la fase inspiratoria, potenzia l'attività del respiratore, quindi avremo sempre una curva pressoria sinusoidale. Questa è espressione di un'interazione positiva del paziente col ventilatore. Come si modificano invece i flussi quando il paziente espira? Anche qui, se il paziente espira durante l'atto espiratorio mandatorio, cosa fa? Potenzia il flusso in uscita, perché l'uscita di aria dal sistema respiratorio è normalmente è passiva. In questo caso abbiamo un potenziamento da parte dei muscoli del torace addominale, del diaframma, e quindi avremo un potenziamento del gradiente transpolmonare in uscita e quindi un potenziamento dei flussi in uscita, e infatti avremo un andamento a bombè. Questa è un'interazione positiva perché consente uno svuotamento migliore del sistema e non è invece segno di parenchima enfisematoso, come potremmo aspettarci in caso di paziente curarizzato, ventilazione controllata. Se invece il paziente espira durante l'atto inspiratorio, che cosa fa? Ostacola l'entrata di flussi all'interno, e questo lo vediamo dal fatto che il flusso, al posto che avere un andamento pressometrico convenzionale decrescente, il flusso si arresta subito e si porta subito sulla linea dello zero. Questo è un segno appunto che è un'interazione negativa perché il paziente ostacola il lavoro del ventilatore. Sono argomenti un po' complessi, però insomma, diciamo che dovrebbero, questa è la parte più originale della presentazione, perché analizzando, dobbiamo sapere se il nostro paziente è in ventilazione controllata, BiPAP curarizzato, piuttosto che in ventilazione di supporto. Analizzando le curve otteniamo delle informazioni importantissime sullo stato, sull'interazione del paziente in rapporto al ventilatore nel caso di paziente attivo, o sullo stato di compliance del sistema in caso di paziente passivo. Allora, AutoPEP, ci sono delle manovre di diagnostica avanzata che ci consentono appunto di svelare la presenza di AutoPEP. La prima regola, abbiamo detto che è un flusso espiratorio, qui parliamo di paziente curarizzato, ventilazione volumetrica, giusto? Infatti abbiamo una curva di flusso praticamente quadra e una curva pressoria, come abbiamo visto, con picco inspiratorio e plateau a seguire. Allora, qui vedete che la branca espiratoria, guardiamo qui che cosa hanno fatto: il paziente lo ventilavano a 35-40 atti respiratori al minuto, poi riducono la frequenza a 15 circa. Allora, guardiamo a frequenza ridotta, vediamo che e analizziamo sulla curva di flusso branca espiratoria, vedete che l'andamento è un esponenziale decrescente. Guardiamo invece quando veniva ventilato a 40 atti respiratori, vediamo che l'andamento è rettilineo, quindi questo flusso fa più fatica a uscire, e
e vediamo che la curva è tronca, quindi il flusso non raggiungendo lo zero intrappola all'interno. Perché abbiamo questo flusso? Allora, il fatto che abbia una branca rettilinea farebbe pensare a un paziente enfisematoso. Però noi cosa facciamo? Riduciamo la frequenza e vediamo che il paziente non è enfisematoso perché si svuota bene. Allora, che cosa è successo? Che il paziente ha avuto un autopep, un intrappolamento dinamico, nel senso che ha intrappolato troppa aria in inspirio, non riusciva a uscire. Questo, che è espressione di un gradiente transpolmonare importante, è legato non a una difficoltà di svuotamento, ma a troppa aria all'interno, quindi a una pressione interna alle vie aeree eccessiva, che non solo rettilinizza la curva, ma impedisce di raggiungere lo zero, e si risolve riducendo la frequenza respiratoria. Questo la sveliamo semplicemente osservando la curva flusso-tempo nelle ventilazioni a paziente cruralizzato. Se proprio vogliamo essere più fini, abbiamo una manovra chiamata manovra di occlusione espiratoria, che praticamente effettua una pausa di fine espirazione, cioè al termine dell'espirio chiude entrambe le valvole, la valvola inspiratoria e la valvola espiratoria. A questo punto che cosa succede? Che l'aria che è rimasta intrappolata all'interno del sistema si redistribuisce all'interno del sistema stesso, e quindi vedete che con una pausa di 3 secondi c'è una manovra sul ventilatore che si chiama pausa, occlusione di fine espirazione, occlusione espiratoria. Vediamo che in 3 secondi effettivamente la curva di flusso espiratorio raggiunge lo zero, e vediamo che sulla curva di pressione la pressione aumenta, perché quello che non era evidente ad alte frequenze diventa evidente a basse frequenze, cioè con una pausa così lunga il paziente, ipotizziamo un enfisematoso o quello che è, l'aria si redistribuisce e aumenta la PEP, quindi la pressione di fine espirazione. Noi avevamo impostato 2, ma ci troviamo un 9, quindi in realtà avevamo un'autopep ben più alta di quella impostata, ed è legato al fatto che oltre alla PEP impostata il paziente aveva una PEP intrinseca o dinamica da alte frequenze o da problemi parenchimali. Manovra di occlusione espiratoria, quindi già solo guardando il flusso, le curve di flusso, tempo e riducendo la frequenza si può fare diagnosi sulla presenza di autopep, e se no usiamo questa manovra che è ancora più efficace. Poi abbiamo un'altra diagnostica, la manovra diagnostica si chiama manovra di occlusione espiratoria, cioè effettuiamo una curva di fine inspirazione, come si vede dalla curva di flusso. Ventilazione volumetrica, perché abbiamo un'onda quadra di flusso, al termine dell'onda quadra abbiamo una pausa di fine inspirazione perché manteniamo lo zero flusso per 3 secondi. E in questo modo cosa succede? Che in ventilazione volumetrica abbiamo detto che abbiamo un primo picco inspiratorio, qui vediamo una rampa molto lenta perché ci mette molto tempo a pressurizzarsi, dopodiché dal picco inspiratorio al termine del in presenza di pausa inspiratoria ricade verso il basso la linea pressoria e si mantiene su un livello definito plateau. Questa indica che durante la pressurizzazione del sistema in ventilazione volumetrica l'impatto sulle prime vie aeree bronchiali, quindi sulle resistenze bronchiali, determina il picco inspiratorio. Quando l'aria si redistribuisce si abbassa e la vera pressione di distensione alveolare si registra dopo 2-3 secondi da una pausa di fine espirazione. Quindi questo ci fa dire che pressione abbiamo negli alveoli. Visto che la registrazione sia sempre a 3 curve, quindi pressione volume curva pressione tempo, curva flusso tempo e curva volume tempo, possiamo vedere anche che volume tidal corrisponde alla pressione alveolare impostata, e facendo volume su pressione si ottiene la compliance statica del paziente. Questa in realtà è una manovra che è utilissima per la scelta della best PEP nei pazienti affetti da RDS. Adesso non entro nel merito perché poi ci sarà un'altra sessione fatta da altre persone. Però nella gestione della best PEP la scelta della la manovra di occlusione espiratoria e la valutazione della compliance statica è un cardine fondamentale. Allora, ultima cosa, poi è finito, analizziamo il concetto di costante di tempo.
Nel senso che noi abbiamo parenchimi, come abbiamo detto prima, che si svuotano più rapidamente e parenchimi che si svuotano più lentamente. A questa velocità di svuotamento del nostro polmone viene dato un appellativo di costante di tempo. Allora, la costante di tempo, per intenderci, è rapida in presenza di ARDS, cioè di polmone rigido che si svuota rapidamente, e è lenta in presenza di parenchimi enfisematosi con prevalenza di alveoli lenti. Però, nello specifico, la costante di tempo è il rapporto fra il tempo in cui il flusso raggiunge lo zero e il tempo espiratorio impostato. Lo vedete qua. Questo è il tempo necessario guardiamolo in espirio, che è meglio. Questo è il tempo necessario al flusso espiratorio a raggiungere lo zero, e questo è il tempo espiratorio impostato. Qui abbiamo una costante di tempo breve, la chiamiamo breve se è inferiore a 1, quindi se il flusso raggiunge lo zero prima della fine del tempo espiratorio. La chiamiamo lunga, la costante di tempo, tau, se invece è superiore a 1, cioè se il tempo necessario a svuotarsi al nostro polmone è superiore al tempo espiratorio impostato. In questo caso abbiamo un air trapping. La stessa cosa si può vedere anche sul tempo inspiratorio, però il tempo inspiratorio risente della rampa, risente del volume impostato, risente di tante cose, mentre lo specchio migliore delle caratteristiche del sistema è la branca espiratoria. Direi che abbiamo finito. Grazie dell'attenzione e arrivederci.